nelle antiche religioni pagane erano già praticati i pellegrinaggi votivi alle divinità, a monti e fiumi sacri. Negli uomini medievali domina il sentimento di paura derivante dalle continue guerre, violenze ed epidemie, diffondendo negli animi un senso di catastrofe imminente, di attesa del giudizio universale. Per espiare i peccati si usavano pratiche di penitenza, mortificazione del corpo e pene corporali. È in questo contesto che si inserisce il pellegrinaggio, a cui si attribuiva anche significato di purificazione dell'anima ed espiazione dei peccati. Verba vana, aut risui apte, non loqui. Recarsi da Palermo a Roma era una vera e propria avventura. A piedi si impiegavano circa 2 mesi, con strade infestate da briganti. Nel tempo così si diffuse la figura del pellegrino vicario. Chi aveva la possibilità economica inviava in sua vece una persona che si metteva in cammino dietro compenso di denaro elargito dal committente, che così poteva espiare i suoi peccati. La via Francigena, un fascio di strade che metteva in comunicazione Roma con la Francia e le regioni d'Oltralpe, di qui il nome di via Francigena, utilizzata da mercanti, guerrieri, chierici e principalmente dai pellegrini e fedeli di tutta Europa che attraverso essa raggiungevano le principali tappe del pellegrinaggio medievale. Roma per pregare sulla tomba dell'Apostolo Pietro, Santiago de Compostela, dove si trovava il sepolcro dell'Apostolo San Giacomo, e la Terra Santa per pregare sul sepolcro di Cristo. Recenti studi indicano che in Sicilia esisteva un prolungamento di questo sistema viario, dimostrato da documenti dell'anno 1000 e dalla scoperta di un sistema di ospitalia posti a circa 30 km l'uno dall'altro. Erano strutture erette e controllate dai principali ordini cavallereschi, dislocati lungo le strade principali, in cui i pellegrini si fermavano per rifocillarsi, ricevere cure e pernottare prima di mettersi in cammino al sorgere del sole. Erano collocate ad intervalli regolari, così che ci si poteva fermare lungo il tragitto, distribuendo equamente la fatica. Da Palermo a Messina il pellegrino medievale impiegava circa 8 giorni di cammino. Seguendo le indicazioni di un antico stradario del III secolo, chiamato Itinerarium Antonini, si può notare la coincidenza fra strutture antiche e medievali sia sulla Palermo-Messina, sia sull'Agrigento-Palermo che sull'Agrigento-Gela. Da Gela si poteva proseguire per Siracusa, seguendo 2 percorsi. Uno di questi si internava a nord-est e perveniva nel territorio di Vizzini. Prima di Vizzini, la strada attraversava il feudo Favara, oggi nel comune di Caltagirone, e passava in prossimità di una costruzione ormai diruta, chiamata Acrisiazia, cioè la Chiesaccia. Questa località era un centro di accoglienza importante, tanto che qui nel XIII secolo sono attestate strutture dei cavalieri templari e degli ospitalieri, nelle quali potevano essere ospitati anche i pellegrini che giungevano da sud. Oggi siamo in compagnia del professore Giacinto Cavallaro, che è presidente dell'Associazione Sicilia Antica di Gran Michele. Buongiorno professore. Salve. In questi secoli, cioè parliamo dell'XI-XII secolo, noi assistiamo all'inizio del periodo delle crociate. I monaci guerrieri, i monaci con la spada, diciamo un solo nome, i templari,
naturalmente decidono, perché spinte dal Papa, decidono di andare a combattere in Terra Santa per liberare il Santo Sepolcro dagli infedeli. E quindi hanno bisogno dei punti dove imbarcarsi, e nello stesso tempo avveniva che molte pellegrine raggiungevano le mete più importanti di allora, che erano principalmente Roma, il Santo Sepolcro, cioè Gerusalemme, e Santiago de Compostela. Allora i Templari non solo li difendono da attacchi eventualmente da malviventi, ma li aiutano ponendo sul percorso, su queste strade, appunto sia le chiesette e sia accanto alle chiesette anche centri di ospitalità. I cosiddetti ospitali del Così, Medioevo. Esattamente, esattamente. Ma quindi possiamo affermare o supporre quantomeno che questa chiesetta si poneva lungo la cosiddetta via Francigena, o comunque una via di pellegrinaggio che poi convogliava tutti i pellegrini verso Messina. Proprio studi recenti stanno a dimostrare che la chiesetta e quell'edificio lì di fronte appartengono a tutto un complesso che sviluppa questa funzione. Addirittura adesso si può anche affermare che la chiesetta e il suo ospizium appartengono alla Abbazia di Santa Maria Terrana, che si trova a circa una ventina di chilometri. Carmelo oggi ci parlerà della riscoperta delle antiche vie di pellegrinaggio medievale ad opera del gruppo Masci. Sì, l'idea venne al Masci appunto dopo l'anno 2000, l'anno giubilare in cui Papa Giovanni Paolo II lanciò il famoso Duc in Alto. L'idea è nata anche a noi di ripercorrere le nostre vie che dalla Sicilia invece portavano a Roma. E queste vie si chiamano sempre vie francigene, diciamo per tradizione, perché furono i francesi che diedero il nome a queste vie. Allora, vogliamo spiegare agli spettatori qual era nel Medioevo, in questo punto, perché qua ci troviamo in prossimità dei Colli Sarrizzo, quindi a Messina, ecco, come arrivavano i pellegrini da tutta la Sicilia una volta giunti nelle vicinanze? Sì, 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 i pellegrini che giungevano a Messina, per esempio da Palermo, arrivati al torrente Gallo, risalivano passando per il villaggio Gesso, arrivati in prossimità dei Colli Sarrizzo avevano praticamente Messina davanti a loro, e quindi c'era questo sentiero che, attraversando appunto il torrente Badiazza, giungeva nella via Palermo, per questo si chiama via Palermo perché i pellegrini transitavano da e per Palermo, e si arrivava nella città dello Stretto. Da lì poi si andava a Gerusalemme, a Roma oppure a Santiago. Quello che mi incuriosiva è sapere se voi esattamente ricalcate quelli che erano i percorsi medievali, visto che ormai la modernizzazione ha coperto quelle che erano le antiche vie. Molti dei percorsi chiaramente sono stati ricalcati dalle strade carrozzabili oggigiorno, quindi noi cerchiamo delle alternative a questi percorsi dove magari ci possono essere delle emergenze architettoniche o dei centri culturali o religiosi di interesse che possono interessare anche il pellegrino.